In un futuro molto prossimo, che in realtà è già iniziato probabilmente, avremo un appuntamento molto importante con una mutazione che cambierà per sempre il corso dell'umanità. Questo più o meno è il succo del libro di cui parlerò oggi. Il romanzo si intitola Babylon AD, Anno Domini. Lo scrittore è il francese Maurice J. Dantec e l'editore è Hobby e Work. La traduzione invece è a cura di Luigi Bernardi. In Italia è stato pubblicato nel 2008. Esatto, si tratta di un libro uscito da 10 anni che in Italia non ha avuto molto successo. Come sai, io vado spesso a caccia di libri che non hanno avuto molto riscontro. In Francia, invece, il successo fu tale che ne fu tratto un film per la regia di Mathieu Kassovitz, il regista di film come L'odio e I fiumi di porpora, e con Gérard Depardieu e Vin Diesel, sì, il protagonista di Fast and Furious. In Italia, nonostante il fiasco della pellicola, ritradussero il titolo da Babylon Babies, il titolo originale, appunto, a Babylon AD. Di che parla? Scritto nel 1999 e ambientato nel 2013 in un mondo stremato dai conflitti, la Cina è piombata nella guerra civile e le mafie russe e cinesi, e chi più ne ha più ne metta, si spartiscono traffici di tutti i tipi. In questo panorama emerge un mercenario della guerra nella ex Jugoslavia, Turop. E costui era il protagonista del primo romanzo di Dantec, La Sirena Russa. E anche l'amico Ari, presente in quel primo romanzo, fa capolino pure qui. Solo che è morto. Altro personaggio che era presente nel secondo romanzo di Dantec, dal titolo Le radici del male, lo scienziato Darkwandi. Turop viene incaricato di una missione all'apparenza semplice. Deve scortare della merce sino in Canada con altri due mercenari, un uomo e una donna. Lì riceverà le istruzioni su come completare la consegna. La missione è affidata a lui da esponenti di spicco della mafia russa con mani in pasta in tutti i campi più redditizi che stanno cercando di diversificare le loro entrate. Infatti, armi, droghe, droghe sintetiche non bastano più, occorre sempre esplorare nuovi ambiti per fare i soldi velocemente. Turop accetta. Ah, la merce è provvista di due braccia, due gambe e una testa. Si tratta di una giovane donna affetta da schizofrenia, ma ben presto Turop e il suo intermediario capiscono che quella donna trasporta qualcosa o qualcuno. Forse virus letali di nuova generazione? Oppure animali mutanti messi a punto in segreti laboratori lontano dai regolamenti inutilmente severi dell'ONU. O forse Marie Zorn, la giovane donna, trasporta dei feti umani di nuova generazione, una generazione che manderà in pensione l'Homo sapiens, che sarà sostituito dall'Homo Neuromatrix, un nuovo essere che userà il corpo solo come ambiente ideale per consentire alle intelligenze artificiali di impiantarsi ed evolvere verso un superiore livello di intelligenza e parlare, forse, a tu per tu con Dio. È un libro davvero impegnativo, sono 500 pagine di caratteri abbastanza piccoli, altrimenti saremo oltre le 800. Si tratta del classico romanzo mondo, dove ci sono armate che si affrontano sui corsi d'acqua cinesi, sette che organizzano nuovi culti, scontri tra bande di motociclisti, anaconde clonate, macchine che non si distinguono dagli esseri umani, angeli, riflessioni sulla schizofrenia vista non come patologia, ma come indispensabile via da percorrere per giungere a un sapere superiore, sciamanesimo, cambiamenti climatici e molto altro ancora. Dantec tenta con successo, ma secondo me a volte è davvero prolisso, di riflettere su che cosa è l'essere umano e che cosa lo rende così peculiare. E lo fa puntando la sua attenzione sulle ricerche genetiche, sulla clonazione, sulle intelligenze artificiali e la naturale convergenza tra carne e macchine, e l'inevitabile trasformazione dell'uomo e della donna che comporterà questa fusione.
Già adesso è da qualche anno si parla di clonazione di esseri umani, di manipolazioni genetiche, non solo per eliminare certe malattie, ma per produrre esseri umani in serie per soddisfare le esigenze di chi avrà i soldi. Per Dantec è il post-umano e la scienza onnipotente che sfereranno l'attacco forse mortale all'umanità. Perché quando si parla di intelligenza artificiale, per esempio, non si parla di una intelligenza come la nostra, ma di mettere a punto un'intelligenza superiore alla nostra. Questo è l'obiettivo che tanti centri di ricerca hanno, ma non lo dicono. E siccome leggi e regolamenti non fermeranno queste ricerche, il futuro che Dantec prevede forse già in parte è realtà. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.